Dal 1 di ottobre il comune di Arezzo torna a disporre del parcheggio Baldaccio. La firma sul contratto con Imprepar è arrivata oggi alle 12.30 nello studio del notaio Martini. Secondo il sindaco Ghinelli, questa è un'operazione di successo che porterà al rilancio del parcheggio Baldaccio. Come è naturale che sia, ha detto ancora il sindaco, lo affideremo ad ATAM. Tre sono le parole chiave elencate mattina nel corso della presentazione: pulizia, guardiania e bigliettazione. Gli utenti saranno poi supportati da un mezzo ecologico che passerà ogni 5 minuti per portarli almeno in piazza Guido Monaco. Sarà studiata anche la possibilità di realizzare un accesso diretto ai box da via Montecervino. Arezzo rientra nella titolarità piena di 802 posti auto a rotazione, di cui 253 al piano meno 1, quindi al primo piano interrato, e 549 al secondo piano interrato. Poi, frutto dell'accordo, a questi 802 si aggiungono 58 box. E i restanti 116 più 24, ecco, 24 sono già stati nel corso degli ultimi 17-18 anni venduti da Imprepar a cittadini aretini o comunque interessati. Sui 116 residui il comune ha ampie possibilità di utilizzo, in attesa ovviamente che Imprepar li possa o li venda, insomma. Queste possibilità di utilizzo consistono appunto nell'utilizzo degli stessi come parcheggio a rotazione o anche nella concessione degli stessi in locazione a cittadini e a persone interessate. Quindi direi insomma un accordo assolutamente soddisfacente per entrambi, commentando, oltre ovviamente alla disponibilità delle 4 unità a destinazione commerciale poste sotto il portico, insomma, lungo la strada pubblica. E quindi direi insomma un ottimo accordo che consente a questo punto al comune di fare una programmazione. Esatto. Oggi il comune che deve avere qualcosa per riprendersi indietro il parcheggio. Infatti abbiamo avuto in dote 58 box chiusi, box auto, del valore medio tra gli 11 e i 13 mila euro, quindi un buon valore commerciale che metteremo in vendita quanto prima. E complessivamente sono 1000 posti auto, circa 800 a rotazione e 200 in box, di cui soltanto mi sembra 28-30 già venduti. Quindi in realtà è un bel serbatoio di auto, di parcheggio in quella posizione che è il naturale arrivo per chi viene dall'autostrada con un raccordo Arezzo-Battifolle, ancora oggi a due corsie, ma prevedibilmente migliorato in futuro. Come cambia la strategia di utilizzo del baldaccio, che non è mai piaciuto agli aretini? Dunque, non è mai piaciuto perché non è forse mai stato correttamente gestito, usiamo questo termine, scarsamente illuminato, senza una guardiania continua, quindi un senso di insicurezza per chi ci andava a lasciare la macchina e usciva a piedi, e poi il dover attraversare quel dedalo di strade che sta tra via Pier della Francesca, via Fraguittone, l'inizio di via Petrarca, quindi un po' una complicazione per i pedoni. Bene, tutto questo all'inizio di questo nostro percorso di valorizzazione del parcheggio Baldaccio verrà superato con un mezzo, probabilmente elettrico o a gas naturale, quindi comunque a bassa emissione, mezzo su gomma, non lo voglio chiamare navetta perché non va di moda ad Arezzo, comunque un collegamento fisso tra Baldaccio e perlomeno Piazza Guido Monaco, con alta frequenza, in modo tale che chi lascia la macchina o va a piedi e ci mette 4 minuti, o prende un autobus che ha una frequenza di 5 minuti. Effetti collaterali: sarà una progressiva perdita di attrazione della cadorna e quindi trasferimento sul baldaccio dei posti auto che progressivamente ridurremo in quella zona. Il rilancio del baldaccio porterà novità anche per l'area della Cadorna, come prevedibile, lo ha spiegato il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, proprio di fronte ai giornalisti e ai capigruppo della maggioranza.
graduale diminuzione dei parcheggi a rotazione, miglioramento della posizione per gli stalli dei residenti nel centro storico e anche un collegamento con Piazza del Popolo da realizzarsi abbattendo il muro di mezzo, quello che adesso è arricchito dal murales realizzato nel 2015 da artisti internazionali nell'ambito dell'ultima edizione di Icastica ad Arezzo e che è diventato anche meta delle guide turistiche che accompagnano i gruppi arrivati in città. Il giorno in cui ritorneremo in possesso del piccolo parcheggino chiamato Parcheggio della Misericordia, che è in gestione ad Arezzo Parcheggi, ma la cui gestione è già scaduta e quindi ne richiederemo quanto prima la restituzione, bene, quei circa 50 posti auto si perderanno perché demolendo per l'appunto il muro che separa il Parcheggio della Misericordia via Garibaldi rispetto al piazzale della Caserma Cadorna si realizzerà un passaggio tra Piazza del Popolo e Piazza Amintore Fanfani. È il muro dove adesso c'è un'opera d'arte, esattamente. Vedremo come fare a forarlo, cioè ci dobbiamo ragionare sopra, però non ci fermeremo davanti a un'opera d'arte, anche se questa dovesse in parte essere demolita. L'importante è dare alla città una risposta in termini di fruibilità degli spazi.